ragazze e ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. In questo video volevo rispondere a una domanda che mi fate di frequente. Volevo farlo in un vlog, poi ho pensato, dato che comunque verrà sicuramente molto lungo perché vi devo dire tante cose, ho pensato di fare un video a parte, quindi un piccolo vlog però in cui vi devo dire una cosa importantissima. Voi spesso mi dite nei commenti, siete proprio in tante che me lo scrivete, in particolare tipo su Instagram avevo postato una foto e mi era stato detto, foto dell'anteprima del vlog, autoregalo costoso, quello là, non so perché me l'avete detto in tante, rispetto a una volta ti vedo più bella, cosa ti sei rifatta nel viso, qualche punturina, comunque sei top. E poi un'altra sotto ha scritto, credo che sia la liberazione dal fidanzato, a volte avere qualcuno non è che ci faccia bene, e quindi... ma cosa hai fatto al viso? Ti prego, dici cosa hai fatto al viso, ti vedo diversa, insomma tutte queste cose qua. Quindi io volevo rispondere a questa cosa. Cosa ho fatto al viso? Perché ve lo dite in tantissime, non so perché, perché io al viso non ho fatto praticamente nulla. Non ho fatto punturine, non ho fatto nessun intervento chirurgico, guardate, lo dimostra il mio bel nasone, perché se l'unico intervento che avrei potuto fare era il naso, ma non l'ho fatto, almeno non l'ho fatto ancora. E se mai dovessi farlo ve ne accorgereste, perché il mio naso non sarà più così brutto ma sarà bello. E io non sono contro questi ritocchini al viso eccetera, se possono migliorare una persona. Non mi piace quando delle persone cambiano praticamente i propri connotati, diventano tipo quelle, non riescono ad esprimere, secondo me diventano anche un po' ridicoli, quindi non mi piace. Però diciamo, magari in un futuro, adesso sono ancora giovane, però in un futuro magari per togliere qualche rughetta, insomma deve esserci l'esigenza, no? Secondo me quando uno è giovane non ne vale la pena, insomma, può anche imbruttirti qualche intervento fatto male, quindi magari un domani, non lo so, lo dico come mai dire mai, cioè potrebbe essere che io non mi piace perché avrò tante rughe, anche se la mia pelle non è predisposta ad avere tante rughe, quindi magari vorrò togliere delle rughe, la pappola cadente, non so, tante cose. Io non sono contro queste cose, però non ho mai fatto nulla. L'unica cosa forse di diverso che mi viene da dire che ho fatto nell'ultimo periodo è un trattamento di bellezza al viso che ho fatto dalla mia amica Tiziana Stizzo, che voi sicuramente conoscerete perché me ne ho parlato diverse volte nei video e tante di voi ci sono anche andate, vi ho salutate là, vi dite che vi trovate bene, quindi mi fa tanto piacere questa cosa, perché di Napoli si trova ai Colli Aminei Tiziana Stizzo, una mia grande amica che ha un centro estetico, e lei è quella che mi fa l'extension, quindi se mi vedete con le ciglia comunque sempre belle eccetera, non è perché utilizzo ciglia finte, ma sono extension, sono praticamente le ciglia applicate. Ho fatto anche diversi video, magari andatele a cercare, e lei è bravissima in questo. Però oltre all'extension hanno praticamente un macchinario che serve per fare questo trattamento di bellezza al viso, e io mi sono trovata proprio bene, l'ho fatto alcune volte e vedo dei miglioramenti. Parto è vero già da una bella pelle, però considerate che anche mia mamma ad esempio, che ha una certa età, insomma, l'ha utilizzato e si è trovata bene, e vedo comunque le ragazze che vanno anche non solo per le rughe ma anche proprio per la pelle impura, veramente la pelle trova sollievo, perché praticamente se è gonfia, le palpebre gonfie, le occhiaie, toglie tutto, la rende più luminosa, più ti modella il viso, lo rende ad esempio più tondo, più turgido, più magari ti mette in evidenza gli zigomi, ti alza il naso, tutte queste cose qua, le rughette d'espressione, ma anche i punti neri, i brufoli, l'acne. Quindi è proprio un trattamento di bellezza che nel centro, appunto, centro estetico moderno di Tiziana Stizzo, io mi trovo benissimo, là lo fanno benissimo. Questa è l'unica cosa che faccio, però comunque non è un trattamento chirurgico, non è una punturina, assolutamente nulla di doloroso o di invasivo, è come tipo un massaggio che viene fatto, quindi non ho mai fatto punturine. Un giorno se le farò ve lo dirò tranquillamente, perché non c'è nulla di male, anzi io veramente sto qua proprio per scambiarmi, come vi dico tutto, perché non ho segreti con voi, e se posso aiutarvi a migliorarvi, a
piacervi di più, ben venga. Io amo le donne, quindi mi fa piacere darvi dei consigli e aiutarci a vicenda. Ad esempio, anche il fatto dell'extension, so che tante ragazze l'hanno fatto, si sono trovate bene, mi hanno mandato le foto, mi hanno ringraziato. Questa è una cosa che a me fa piacere, perché io dovrei mettermi qua a dire: ragazzi, guardate, io ho delle ciglia di natura favolose, guardate come sono belle le mie ciglia. No, se posso aiutarvi, dire: ragazzi, guardate, io l'ho fatto, mi trovo bene, mi piace, mi fa stare bene questa cosa, mi rende più bella, più carina, perché non condividere con voi questo segreto, fra virgolette? Quindi il segreto, se così puoi dire, della mia pelle bella. Sono più una ragazzina, insomma, e comunque non ho rughe, non ho, insomma, queste anche impurità, imperfezioni, non ho tanti brufoli, eccetera. Sono da ritrovare in vari fattori. Primo è la genetica, perché io proprio di famiglia, tipo se vedi mia mamma, che le ha poche rughe, ha poco di queste cose qua, quindi la genetica. Secondo, perché mangio bene, e quando tu mangi bene non mangi schifezze, hai meno impurità. Mangiare bene, mangio molte verdure, mangio molto naturale, mangio bene, quindi praticamente la mia pelle, non ho nessuna carenza di vitamine, eccetera. La mia pelle, mangiare bene è importante, ve lo dico sempre, non solo per la linea e per il fisico, ma anche per la pelle, per i capelli, perché comunque mangiando bene la tua pelle è bella e si mantiene più giovane. Bevo molta acqua, anche questo è importante, tutte le tisane che bevo, è importantissimo bere molta acqua, perché così, bevendo molta acqua, la tua pelle è idratata, tu la idrati dall'interno, anche con le verdure, con il cibo buono, tu la idrati dall'interno la pelle, quindi non è secca, non fa le rughe, e poi ti purifichi tutto il sangue, tutto, e quindi la tua pelle è pulita ed è bella. E poi, cosa importantissima, mi trucco pochissimo, quasi zero. Infatti ho fatto il get ready di questo trucco, che trovate, l'ho caricato qualche giorno fa, si caricherò prima il get ready, quindi se lo volete vedere andatelo a vedere, e quindi vedete, da quel video avete visto che ho un trucco veramente pochissimo. Non utilizzo fondotinta coprente con siliconi, fondotinta liquido io non l'ho mai usato. E voi capite cosa significa a non utilizzare, cioè una donna, una ragazzina, senza truccarsi da 13, 14, 15 anni, non lo so, per 20, 30, 40 anni di vita, cosa significa? E già adesso alla mia età, altre mie coetanee che magari hanno la pelle più invecchiata, più impura, anche con più rughe, perché magari per tanti anni ogni giorno hanno messo fondotinta, occlusivo, troppo trucco, con siliconi, con paraffina, questi ingredienti che comunque occludono la pelle e causano impurità, le imbruttiscono e le invecchiano. Cosa significa? Non pensate al singolo giorno, pensate a mesi, anni. Quindi questo è importante, che io mi trucco poco, con prodotti buoni, ma molto molto poco, senza utilizzare siliconi, paraffina, senza utilizzare fondotinta compatto o liquido, no, solo minerale o zero. Poi, cosa importante, al sole mi proteggo bene, mi metto la protezione, non mi faccio lampade, anche questo è importantissimo. Non solo del trucco, ma anche di creme, eccetera. Non utilizzo tanti prodotti, vi dico la verità, anche se non può sembrare, ma io non sono una di quelle che utilizza tantissimi prodotti, che sta sempre a fare maschere, robe, no. Anzi, vedo certe ragazze fanno continuamente maschere, io no, non ne sento proprio bisogno, non vado mai a fare la pulizia del viso, l'estetista non mi conosce proprio, quindi zero. Faccio ogni tanto, lo vedete, pulizia del viso fatta in casa, ogni tanto uno scrub, ma così, tipo una volta al mese, una volta ogni due mesi, a volte mi dimentico anche. Metto sul viso, mi strucco sempre, cosa importante, sempre mi strucco, e metto la crema idratante. Questo faccio, cioè io più di struccarmi e mettere la crema idratante, vi giuro, non faccio nulla. Quindi secondo me, però utilizzo prodotti buoni, comunque con buon inci, lo sapete, ve ne parlo nelle recensioni dei prodotti che faccio, anche prodotti economici sul mercato, però che hanno buon inci, quindi naturali, bio, comunque senza siliconi, senza paraffina, anche se non sono bio, però comunque con buon inci. Qual è la cosa? Quando tu ti trucchi poco, trovi una buona crema con buon inci, ti piazzi quella crema, mangi bene e bevi abbastanza, guarda, secondo me hai fatto il 90%. Quindi no, per ora niente punturine, niente di niente, semplicemente mangio, anche perché mangiate, perché quando si fanno diete, non si mangia, drastiche, magari state anche sotto stress, il viso comunque ne risente, diventa, oppure non dormite bene, le occhiaie, diventa tutto scavato,
e la pelle si invecchia, quindi importante, state bene, state con le persone che vi fanno stare bene, vi fanno sorridere, sorridete, io sorrido tanto, rido tanto ogni giorno, mangiate, mangiate bene. E questo è il segreto della mia pelle, ma proprio il segreto della felicità, prendere la vita con, sempre con il sorriso. Veramente, a parte gli scherzi, cerco di essere sempre felice, sempre sorridente, lo vedete nei miei video, nei miei vlog, anche se ogni tanto mi incazzo pure io, però poi cerco sempre di vedere le cose dal punto di vista positive, no? Quindi ok, quindi questo è tutto ragazzi, spero che vi abbia fatto piacere questo video, insomma per dirvi la verità delle confessioni, però non c'è nulla di male insomma in tutto quello che può migliorarci, quindi un domani sicuramente se lo farò ve lo dirò, ma per ora non ho fatto praticamente nulla. Vi mando un bacio grande e lasciatevi un like se vi è piaciuto questo video e ci vediamo domani con un nuovo video, ciao! You are the one thing in my way, you are the one thing in my way, you are the one thing in my way.